a tutti, io sono Sandro Manieri per chi ancora non mi conosce e sono il vicepresidente dell'associazione del Dottore. Sono qua e la prima cosa che faccio è portare le scuse del presidente, il dottor Macanna, perché fa parte di un altro mondo e ha un po' di problemi, specie in questo periodo dove c'è tantissimo lavoro. Si scusa, saluta tutti quanti e augura, fa un bocca al lupo alla squadra. Per quanto riguarda invece Leonardo Ranieri, il dottor Ranieri, oggi è stato preso da un impegno di lavoro urgentissimo, si scusa pure lui e alla prossima sarà sicuramente seduto qua insieme a noi. Allora, buongiorno, se vogliamo iniziare le domande. Siamo qua con la vostra disposizione. Credo che sia più giusto incominciare forse con le domande senza andare a fare monologhi che possono servire o non servire a niente. Visto che abbiamo già accennato qualche elemento dell'organigramma, se ci dice un po' com'è strutturata la società. Praticamente la società, la SD Nando Calcio è un'associazione, dottor Macanna è presidente. Io sono il vicepresidente e al momento il terzo consigliere, dobbiamo riunirci per poi c'è già qualche domanda di adesione per il terzo consigliere. Al momento il consiglio è formato da due membri, dal presidente e dal vicepresidente. L'organigramma c'è Tony che conoscete benissimo, il nostro direttore sportivo a cui forse possiamo farlo anche più largo se entriamo nelle questioni tecniche, ma intanto ne approfitto per fargli i complimenti per il lavoro che ha svolto. C'è Totò che ha degli impegni, Totò Giuranna, il nostro Totò, che ha degli impegni sfortunatamente gravi di famiglia ed è dovuto mancare e fa pure lui i saluti. Poi ci stanno i nostri amici che ci danno la mano, Tony De Marco, Mino Zizzari, c'è il capo storico della, non so come chiamarla, della contabilità non tanto, ma proprio per quello che riguarda quello che sono i regolamenti, la memoria storica, l'esperienza, che Fernando Vennari, non lo leggiamo. Dottore, io dimentico qualcuno, stanno scritti qua. Che se non mi sbaglio Calabrese dovrebbe essere qua con noi, quello qua Antonio e il Stabane. Poi ci sta lo staff tecnico, senza entrare in merito ancora alle questioni tecniche, poi li aspettiamo, però lo dico perché è come se fossero parte della società proprio a livello dirigenziale, staff tecnico, i ragazzi della Juniores. Praticamente l'unica cosa che abbiamo cercato di fare, perché in questo momento signori io rappresento la società Nando Calcio, abbiamo cercato di fare quello di mantenere inalterato tutto quello che è stato e che la società, i dirigenti e lo staff tecnico della passata gestione, perché mi sembrava giusto e opportuno che da dove si è finito, dopo il bel lavoro fatto l'anno scorso, il miracolo che è stato fatto l'anno scorso, ricominciare e poi andare col tempo a valutare se è possibile migliorare o altrimenti. Era non un premio, non una riconoscenza, ma una giusta riconferma. Presidente, visto che senza girarci troppo intorno. E senza, possibilmente vorrei chiedere una cosa, la chiedo ufficialmente. Mi chiamo Sandro Manieri, anche durante le conferenze stampa, okay. Per favore. Allora, Sandro Manieri. Visto che senza girarci tanto intorno. Sì. Ricordiamo tutti che tra fine luglio e inizio agosto. Sì. Questa società doveva affrontare delle incombenze, ha avuto un bel po' di problemi, certo. A livello finanziario, certo. Problemi che poi sono stati risolti grazie all'intervento dei tifosi in primis. Stai facendo la domanda o la risposta? Per ora sto facendo la domanda. No, la domanda. Sì, okay. Quei problemi sono stati risolti non dalla società ma da terza. Vorrei rispondere io. Un attimo. Gentilmente. Volevo sapere una cosa, attualmente questa società è finanziariamente può mantenere un campione di Serie D o no? Perfetto. Allora, la domanda è questa, si poteva evitare la premessa, l'avrei fatto volentieri io, ma comunque. Ci possiamo dare il tu? Sì, sì. Ti ringrazio per averlo posto comunque.
Noi siamo qua e io credo che la questione più importante al momento sia che è stata organizzata una conferenza stampa alla vigilia della prima partita di campionato. Abbiamo già fatto due partite di Coppa Italia di cui la squadra si è brillantemente superato il turno. Io credo che come buon auspicio e come dimostrazione di quello che è il nostro programma è proprio questo, è la conferenza della prima partita di campionato. È facile, potrebbe essere molto facile dire non abbiamo problemi, sarebbe la cosa più scontata. Vi posso garantire che questa società e questa squadra, il nostro programma, o meglio, cambio un po' un attimino la risposta, il nostro programma sarà fatto in 3 anni. Allo scadere del terzo anno andremo a rivedere i nostri programmi e mi auguro ci siano le condizioni affinché si possa ripensare per altri 3 anni. Quindi se questa società ha la possibilità economica ci sentiamo fra 3 anni. Però tornando sempre sullo stesso discorso, abbiamo visto che ci sono stati 10 giorni di grave difficoltà. Poi successivamente, 2 giorni dopo, c'è stato un calciomercato che noi non ne ricordiamo di simili da anni. Cioè questo lasso di tempo, questi 2 giorni, dall'iscrizione con difficoltà ad un calciomercato, ad una campagna acquisti di tutto rispetto, cosa è intervenuto? C'è qualcosa di nuovo o no? Posso prendere un attimo la camera? Cioè fatemi capire una cosa, per farvi capire se degli soldi meno potremmo essere stato con tu. Ma è un discorso. No, stai spento tutto, no? No, scusatemi, vi ho detto che la società ha un programma di 3 anni, poi ritorniamo sui 10 giorni se vogliamo. Anzi, ho il piacere di ritornare perché in quei 10 giorni è successa una cosa che a me ha fatto immensamente piacere e che non dimenticherò. Però, signori, noi stiamo qua. Il nostro programma, il programma della società, il programma, anzi no, accendi, scusami, sai, il programma e le promesse, se così si può dire, fatte dal dottor Ranieri, non è che verranno rispettate. Si è incominciato a rispettare, visto che stiamo qua, e non stiamo qua grazie a una grazia ricevuta, mi parlate di mercato e non parliamo se invece sono state ottemperate ed è stato soddisfatto alcune vecchie pendenze. Allora, se oggi non siamo qua è perché molto probabilmente questo è stato fatto. Quindi vuol dire che la promessa fatta dal dottor Ranieri in tempi non sospetti di un versamento di 300.000 euro e poi gli altri soldi per quanto è il programma, sia per quest'anno che per i prossimi anni, io posso dire che stiamo cominciando a portare avanti. Non so se ho reso l'idea. Se stiamo qua vuol dire che la promessa è incominciata ad essere mantenuta, si può dire. Signora, mi rivolgo a lei, sotto una forma di italiano, ho detto bene? Sono queste le cose. Capite, certo. Almeno su questo, così no, ma sai perché insisto su questo, scusatemi? Perché poi vorrei un attimino superare quello che giustamente è un aspetto molto importante a cui i tifosi e la città tiene di più, perché molto probabilmente dice che inutile andare a comprare al Camone se poi siamo d'accordo. Però una volta che noi stiamo qua e abbiamo dimostrato, poi ripeto signori, c'è un solo Padre Eterno che non è mai questo il momento forse di menzionarlo, che sa tutto quello che può succedere in futuro, è la verità. Però nel momento in cui noi siamo qua e abbiamo dato già corso, abbiamo già iniziato il percorso, quelli che sono i nostri 3 anni, perché i paletti e le fondamenta per poter fare questa benedetta struttura, edificare questa benedetta nostra casa, abbiamo un impegno di 3 anni, abbiamo già fatto le fondazioni, le fondamenta, l'abbiamo già fatte, l'abbiamo dimostrato perché stiamo qua. Oggi signori, noi siamo alla vigilia di una partita del primo, partita del campionato di Serie D. Oh, non lo so, se stiamo qua molto probabilmente le fondamenta sono state fatte. O sto dicendo qualche eresia, o sto dicendo qualcosa che non è vero. No, posso, io non sono giornalista, posso però esprimere un concetto per quanto riguarda la tifoseria. Cioè, chiaro è che se tutti gli sforzi sono stati fatti, poi bisogna pure mettere in chiaro che l'aiuto della tifoseria in quei 10 giorni è stato semplicemente... No, ma al di là che è stato determinato o meno in relativo, cioè è stato un prestito che ci è stato già restituito nei tempi pattuiti, per essere chiari, non è calato
perché cioè, non era la squadra scritta di tifoseria, comunque la società ha corrisposto a chi aveva anticipato, almeno per quanto ci riguarda, chi aveva anticipato le somme, sono state già restituite, sbaglio Sandro, cioè, per essere chiari, perché se no si pensa alla squadra, calca la squadra, non ho scritto di tifoseria. Io su questo me l'ho riservato, però mi pare che stiamo andando un po'... No, quello ti volevo far capire sì. Io è un'altra cosa, sì. Che tu sei arrivato ufficialmente quest'anno, sì. Quello che questa città quest'anno non si può permettere, e non te lo sto dicendo perché penso che avvenga, te lo sto dicendo giusto per essere chiari, quello che questa città quest'anno non si può permettere, in virtù di tutto quello che abbiamo passato negli ultimi anni, è squadra che non si allena, stipendi in ritardo, giocatori che piangono, vertenze che arrivano, perché tutti quelli dell'anno scorso, purtroppo la situazione è tragica, non dipende da te, io dico no. Cioè, non dipende dalla nuova società. Non dipende, vabbè, diciamo che in parte quello che potrebbe arrivare a dicembre a livello di vertenze dipende come da chi aveva proprio messo le somme l'anno scorso, che non sei tu, vabbè, però comunque stiamo lì. Quello che questa città, secondo me, in questa annata particolare non si può permettere è di rivivere lo stesso incubo che l'anno scorso. Allora. Che l'anno scorso è stato un incubo, due anni fa è stato un incubo ancora peggiore, perché stiamo in testa alla classifica e non smantellare la squadra. Cioè quello che non possiamo, cioè noi vogliamo una squadra che sia, non c'è. Non